Etruria, il no compatto delle istituzioni aretine all'opzione popolare di Vicenza, alla Banca d'Italia. Più tempo per un'alternativa. I Castica presentata a Milano la seconda edizione. Ad Arezzo in furia la protesta dei cittadini contro gli animali, informa al Deide di Damien Hearst. Gli studenti aretini a lezione di solidarietà con Caritas alla scoperta delle povertà e delle realtà di volontariato. Visita pastorale Monsignor Fontana incontra i laici delle comunità parrocchiali dell'Alto Casentino. Il vostro ruolo è fondamentale. Al via la terza edizione di Pescaiola da vivere, una serata interamente dedicata allo shopping e all'intrattenimento. Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Come avete sentito nei titoli in apertura, Banca Etruria, il no compatto delle istituzioni aretine all'opzione popolare di Vicenza, alla Banca d'Italia, più tempo per un'alternativa. Vediamo il servizio. Fare tutto il possibile per salvare l'economia aretina, la Banca Popolare, perché la Banca Popolare è strumento fondamentale dello sviluppo economico di questa zona. Averla o non averla non è la stessa cosa. Questo l'appello che arriva dalla sala consigliare di Arezzo dove Comune, provincia e Camera di Commercio hanno convocato in riunione straordinaria tutte le istituzioni politiche ed economiche cittadine. Al centro il destino di Banca Etruria. Collettivo il no al suo assorbimento da parte della Banca Popolare di Vicenza, insieme alla richiesta rivolta alla Banca d'Italia di avere più tempo per trovare un'alternativa. Tre in particolare le obiezioni avanzate dai presenti, i drammatici risvolti occupazionali. La perdita della dirigenza in loco, ma soprattutto la scomparsa dell'ultima grande banca sul territorio, con tutte le prevedibili conseguenze per l'economia locale. Aspettiamo di vedere quello che succederà nelle, nelle varie, nei vari colloqui che la banca avrà nelle altre sedi, in sede romana, con Banca d'Italia, eccetera. Dopodiché ascolteremo quello che sarà il risultato nel Consiglio di amministrazione e poi i soci decideranno, perché sono i soci alla fine che devono decidere. Credo che le istituzioni possano eh, sollecitare appunto le, i, vari, eh, i vari soggetti i competenti, quindi dal Ministro a Banca d'Italia e così via. Oltre all'assessore Ceccarelli, presenti dalla Regione anche i consiglieri Lucede Robertis, che ha ribadito il tema dell'occupazione, Gabriele Chiurli e Marco Manneschi. Quest'ultimo, che ieri ha presentato in Consiglio regionale una mozione approvata a maggioranza per il sostegno all'Istituto Aretino, ha sottolineato la necessità di un'operazione verità che faccia chiarezza sui motivi del tracollo di Banca Etruria. Come pare di capire dalle vicende di indagine sia della Banca d'Italia con l'ispezione sia della magistratura, in parte ci sono anche situazioni non chiare che vanno chiarite e che possono in generare il dubbio che si sia utilizzato la banca come uno strumento per fare cose che con la banca non c'entrano niente. Andrea Sereni, presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato il rapporto di concorrenza con un territorio, quello di Vicenza, che come Arezzo ha fatto del settore orafo il suo cavallo di battaglia. E riferendosi all'accordo che il polo fieristico vicentino ha fatto con Dubai per la realizzazione di una fiera orafa in concomitanza con Oro Arezzo ha commentato. Se queste sono le premesse, se quel territorio si esprime da questo... Punto di vista, se il se buongiorno si vede dal mattino, a me questo buongiorno non mi piace. Una difesa tratta dell'azionariato diffuso è arrivata da Andrea Boldi, presidente di Arezzo Fiere, contro l'offerta di Vicenza. Primo, perché è un'offerta l'unica nel mercato fatta dall'unica banca che ha avuto modo di controllare i conti di Banca Etruria. Perché corrisponde a un terzo del patrimonio netto, credo più o meno, quindi non è un affare. Perché i soci hanno pagato le loro azioni molto di più e l'economia retina sta ripartendo, quindi tra un po' le azioni recupereranno valore. Un no netto e categorico è arrivato anche da Confcommercio attraverso una nota del direttore regionale Franco Marinoni assente alla riunione. Stessa posizione anche da Confindustria che sulla questione sabato riunirà il Consiglio direttivo. E continuiamo in un certo senso a parlare di Banca Etruria. La notte scorsa, infatti, uno sportello bancomat di una filiale dell'istituto bancario aretino è stato fatto esplodere ad all indicatore alle porte di Arezzo. Paura tra gli abitanti della frazione aretina: una donna che si era affacciata dalla propria abitazione dopo il boato è stata minacciata dai malviventi che hanno fatto saltare lo sportello per rubare i soldi, il cui importo non è stato ancora quantificato. Danni alla porta blindata e alla facciata del palazzo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Tutto è avvenuto intorno alle 2:10 di notte. I primi rilievi e la mancanza di segni di fiammate dell'esplosione fanno pensare all'acetilene come componente fondamentale dell'ordigno. I banditi, almeno due secondo le testimonianze, sono poi fuggiti a bordo di un'auto. Da mesi gli abitanti della zona reclamano maggiore illuminazione e più controlli nella zona interessata peraltro da un cantiere che oscura l'unico lampione dell'area. I Castica presentata a Milano la seconda edizione ad Arezzo in furia alla protesta dei cittadini contro gli animali in forma Deide di Damien Hearst. Presentazione in pompa magna per la seconda edizione di Castica, la kermessa aretina dedicata alle arti e alla contemporaneità. L'assessore alla cultura del Comune di Arezzo Pasquale Macri e il direttore artistico Fabio Migliorati sono volati a Milano insieme al direttore delle attività teatrali Andrea Biagiotti per la presentazione ufficiale al Teatro Parenti. 40 protagonisti dell'arte contemporanea internazionale in 40 sedi tra musei, palazzi, basiliche, piazze, strade e giardini in un percorso di 4 km attraverso il centro storico. Questi i numeri della manifestazione che dal 15 giugno al 31 ottobre animerà Arezzo. L'edizione 2014 si incentrerà sul tema del rinascere secondo il criterio della crisi positiva. Restart è il titolo dell'edizione per un progetto che va dall'archeologia, con calchi umani da Ercolano, mummie egizie, urne etrusche e reperti della Firenze del 1966, fino al multiforme linguaggio dell'attualità. Attraverso un programma che spazierà tra architettura, musica. Poesia e talk con presenze notevoli come Dario Fo, I Fratelli d'Averio e la compagnia Aterballetto. Intanto in città infuria la polemica su un artista in particolare, l'inglese Damien Hearst, capofila del gruppo degli Young British Artists, che porterà ad Arezzo una delle sue opere che vedono al centro della scena il mondo animale, una pecora morta conservata in formaldeide. Le associazioni animaliste hanno dato il via ad una raccolta firme che saranno presentate al sindaco Giuseppe Fanfani per contrastare l'arrivo in città dell'oggetto. Opera di Hearst. Non ci scandalizziamo per un corpo già privo di vita, ma ci indigniamo per la mancanza di rispetto che viene evidenziata, scrivono nell'appello. Uccidere animali o sacrificarli per cosiddette opere d'arte messe in atto allo scopo di richiamare attenzione non ha e non può avere nessuna giustificazione artistica. La petizione online ha già raccolto 2.500 adesioni in continua crescita e c'è addirittura chi ha chiesto le dimissioni dell'assessore Macri che alle critiche risponde: Damien non uccide certo no, gli animali per realizzare le sue opere, sottolineando il valore di artisti contemporanei a cui, come ha commentato Macri durante la presentazione di Castica, non interessano più le sculture levigate alla canova, quanto piuttosto l'arte che sanguina, compresi gli animali di Damien Hirst. «Le viscere sono noi stessi», ha dichiarato l'assessore, «l'arte si è fatta cattiva e sgradevole per un mondo cattivo e sgradevole». Il taglio del nastro della seconda edizione di Castica è in calendario per domenica 15 giugno alle 16. A due mesi di distanza dall'aggressione subita è morto Bartolomeo Badì, 89 anni, che lo scorso 27 marzo era stato ridotto in fin di vita dal figlio 42enne Cristian, che lo aveva aggredito e picchiato nella sua casa di stagiano alle porte di Arezzo. L'89enne era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Donato di Arezzo, dove poi è deceduto. Per il figlio che si trova nel carcere di Sollicciano, l'accusa diventa dunque di omicidio volontario aggravato. L'uomo sarà sottoposto a perizia psichiatrica, tra le ipotesi eh, potrebbe essere affetto da sindrome bipolare. Gli studenti aretini a lezione di solidarietà con Caritas alla scoperta della povertà e delle realtà di volontariato a lezione con la Caritas, può essere sintetizzata così l'iniziativa che ha visto protagonista, la Caritas Diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro in collaborazione con l'ITIS Galileo Galilei di Arezzo, qual è il significato di questo progetto? Eh, è un progetto innanzitutto biennale, eh, si concluderà il prossimo anno scolastico 2014-2015. In questo primo anno abbiamo, come si può dire, incontrato una trentina di studenti di una terza, della terza chimici del, dell'ITIS Galileo Galilei. Eh, con tre focus particolari. Uno sul far prendere in qualche modo conoscenza agli studenti che esistono comunque le povertà. È utile perché i ragazzi arrivano anche a scoprire che dalla povertà si può anche rinascere. Quindi in qualche modo ecco, un primo incontro è stato basato su questo. Un secondo focus è stato fatto sugli stili di vita. È importante che i ragazzi sappiano appunto valorizzare quello che possiedono. Il terzo focus l'abbiamo concentrato. Sul volontariato, cioè il far sapere ai ragazzi che esistono dei percorsi, delle esperienze virtuose di impegno sociale, di impegno civile. Con il secondo anno, il prossimo anno invece, proprio proporremo delle attività concrete agli studenti, proprio di volontariato, cioè saranno loro che si caleranno e conosceranno direttamente quelle realtà, incontreranno le persone che vivono anche situazioni di difficoltà. Qual è stata la risposta dei ragazzi che hanno preso parte a questo progetto? Ah, I ragazzi sono, si sono prestati molto, si sono messi in gioco, gli incontri si sono conclusi con un elaborato, un compito vero e proprio in classe che l'insegnante di italiano gli ha proposto e, e da questi elaborati sono state eh, raccolte, sintetizzate alcune esperienze che tra l'altro saranno appunto pubblicate nel prossimo eh, numero di, della Voce di Toscana Oggi, il periodico settimanale della nostra diocesi. Aveva devastato l'appartamento di connazionali a Montevarchi in preda ad uno stato di alterazione psichica derivante anche dall'abuso di alcol. Un nigeriano di 28 anni, eh, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato denunciato dalla polizia di Montevarchi per violazione di domicilio, danneggiamento e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio. Su segnalazione dei vicini, le forze dell'ordine sono intervenute in via Sant'Etani a Montevarchi, dove l'uomo si era introdotto nell'appartamento di un connazionale al momento assente e lo stava devastando. La polizia è riuscita a calmare il 28 enne e farlo desistere dal suo comportamento violento, accompagnandolo poi al commissariato dove è stato identificato. Il giovane non ha voluto fornire spiegazioni del suo comportamento. Riconducibile con probabilità a una degenerazione dei rapporti di conoscenza con gli inquilini dell'appartamento. Visita pastorale, Monsignor Fontana incontra i laici delle comunità parrocchiali dell'Alto Casentino. Il vostro ruolo è fondamentale. È stata la piccola frazione di Serravalle nel comune di Bibbiena ad ospitare l'incontro tra l'arcivescovo Fontana e i consigli pastorali degli affari economici delle comunità dell'Alto Casentino in occasione della visita pastorale. Sono particolarmente contento di essere qui e poter condividere con voi le esperienze di chiesa e di fede che vivete ogni giorno, ha detto il pastore. Occorre maggiore consapevolezza del ruolo dei laici nelle nostre parrocchie. E per il volontariato è giusto farlo. Senza, io lo faccio volentieri per la parrocchia, insomma, ecco. Ci sono i catechisti, persone che puliscono la chiesa, diverse persone, i locali parrocchiali. Ora si trova bene anche il nostro Don Fabrizio perché ci ha l'aiuto, ma quando va via non cos'è. Eh, ci sono tante persone ammalate, c'è tante persone disponibili che vanno a portargli la comunione. L'incontro di Serravalle è stata anche l'occasione per riscoprire un angolo di diocesi particolarmente suggestivo dal passato glorioso. E questa comunità proviene diciamo, dagli anni 20 in cui un benefattore italoamericano eh, si è insediato qui a Serravalle e ha costituito le principali strutture di questo paese, tra cui vediamo la chiesa, il convento delle suore, le scuole elementari e poi un cantiere di lavoro e una scuola di lavoro per le giovani. Eh, si è caratterizzato oltre che una stazione climatica di primo ordine anche per delle peculiarità tra cui diciamo, il canto gregoriano e un sistema eh, musicale che viene portato avanti invece che con le note e con i numeri che ci ha portato diciamo, ad essere i primi in Italia eh, su, questo, su questo metodo. E oggi invece come prosegue la vita qui a Serravaglia? Eh, purtroppo il discorso turistico si è ulteriormente attenuato, diciamo quasi scomparso. E per quanto riguarda il canto gregoriano e il metodo Worde, diciamo prosegue, ci sono, è rimasto solamente il coro di voci femminili che diciamo, con la loro disponibilità lietano diciamo, la, la messa la, la domenica. Venerdì 6 giugno alle 17 alla Parrocchia di Saione si svolgerà l'incontro ad ingresso gratuito con l'Avvocato del Forum Nazionale delle Famiglie Simone Pillon. Il tema della conferenza organizzata dalla sezione valdichiana dell'Amanif Purtù è: Sarà ancora possibile dire mamma e papà? La famiglia al tempo della questione antropologica. L'intera cittadinanza è invitata a partecipare. Nato tra le mura di una delle famiglie storiche del quartiere di Porta del Foro, è stato punto di riferimento per moltissimi quartieristi giallo-cremisi che lo hanno conosciuto. Sarà dedicato a Sergio Borgogni, il campo prove di Monte Petrognano. Il Consiglio direttivo ha deciso di ricordare così lo storico quartierista della Chimera e la cerimonia di benedizione, inaugurazione e intitolazione del campo nel corso della quale verrà scoperta una targa a memoria di Borgogni. Si svolgerà sabato 8 giugno alle 19. Con questo gesto il popolo di Porta San Lorentino ha deciso di rendere omaggio ad una figura che ha sempre attivamente contribuito alla vita del quartiere. Al via la terza edizione di Pescaiola da vivere, una serata interamente dedicata allo shopping e all'intrattenimento. Sabato 7 giugno torna Pescaiola da vivere, è giunta alla terza edizione. Quali sono le novità di quest'anno? Ma le novità di quest'anno sono una serie di intrattenimenti per chi ama la musica, per chi ama naturalmente il cibo e tante, e tante iniziative che sorgono e che cercano di allettiare e la gente che vive nel quartiere, le famiglie e tutti i nuclei, tutta quella parte della società cosiddetta bene che deve allargare i confini per cercare di ritrovare il proprio quartiere. L'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra i commercianti della zona e Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Dalle 17 alle 24 verranno chiuse al traffico via Alessandro del Borro, Largo Primo Maggio e via Benedetto Croce, dove i negozi rimarranno aperti e saranno presenti stand gastronomici. Inoltre si susseguiranno diversi spettacoli di intrattenimento che coinvolgeranno dai più grandi ai più piccoli. Una festa di, di incontro, di vivacità, non è tanto il risultato che ha un negozio a fine serata, è la festa. Poi... Quello che viene in seguito verrà. L'importante è divertirsi, stare bene insieme. Nel corso della giornata ci sarà modo di ricordare anche Federico Luzzi, infatti saranno presenti anche i propri maestri di tennis del circolo a lui dedicato. Ci sarà sia lo stand di Aila Arezzo, cioè Associazione Italiana Leucemie che è intitolata a Federico, in più il circolo tennis storico della città, che è il circolo più antico e più prestigioso, è stato nominato anche quello a nome di Federico e ci sarà una deliziosa esibizione dei ragazzini della preagonistica, under 10 e under 12. ci sarà Modo per tutti di poter provare eh, in un piccolo campo allestito, provare a giocare un pochino a tennis. Giugno sarà un mese all'insegna della prevenzione alimentare. La promessa arriva dalla banda dei piccoli chef della Lilt che garantisce un calendario ricco di eventi gratuiti per bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni. Ogni laboratorio permetterà ai piccoli cuochi di imparare le regole della corretta alimentazione mettendosi ai fornelli e divertendosi a preparare squisite prelibatezze rigorosamente a base di cibi sani, salutari e di stagione. I primi appuntamenti saranno a Villa Severi dove in occasione del Festival del Territorio sono in programma sette serate a tema che prenderanno il via alle 20.30 di giovedì 5 giugno. Sabato 7 giugno i laboratori della banda dei Piccoli Chef saranno presenti a Pescaiola da Vivere. Mentre questo intenso weekend terminerà eh, domenica 8 giugno con un evento a Porrena in Casentino in occasione di Sapori e Saperi, eh, giornata del gusto e dell'arte. Ed ora un nuovo appuntamento con TSD Notizie e Libri, la nostra rubrica settimanale dedicata al mondo della lettura, è curata da Elisabetta Giudrinetti. René Bonneau ci propone Requiem per un giovane soldato. Renée Bonneau è un'autrice francese mh, particolarmente dedita ai romanzi storici, e con questo Requiem per un giovane soldato ci propone il tema della seconda guerra mondiale. Siamo a Monte Cassino nel 1944 e stanno infuriando i combattimenti tra le, le truppe alleate e l'esercito eh, tedesco. Un giovane soldato austriaco eh, appartenente all'esercito tedesco viene ferito e portato al, all'ospedale da campo allestito presso il monastero circostense di Casamari. Qui incontra un, un giovane sacerdote, eh, padre Matteo, e a poco a poco... Tra il giovane ferito e il giovane sacerdote nasce un'amicizia eh, sempre più intima, eh, fatta di, di dialoghi, fatti di passioni comuni, quali la musica, la passione per Schubert, il conservatorio, il violoncello, i bei concerti di Vienna e così via, una ricerca interiore, di spiritualità, quindi un, un, chiacchierate sempre più profonde, sempre più intime, che sono un balsamo dell'anima, sia per il giovane eh, soldato che per il giovane prete, perché anche per lui alla fine di questo incontro ci sarà una sorpresa, una sorpresa che gli sconvolgerà la vita. Un romanzo quindi storico, ambientato in un momento eh, particolare, difficile per la nostra storia, ma in cui, come più volte abbiamo detto, la storia con la S minuscola si incrocia con la grande storia della S maiuscola. E quindi le due storie pers personali dei due protagonisti, il giovane soldato e Don Matteo, si intrecciano e fanno così da, 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 da contenuto eh, forte, eh, interiore. Alla grande storia con la S maiuscola. Quindi di René Bonneau, Requiem per un giovane soldato. E chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport. Con tre successi in tre partite, il BSC Arezzo ha registrato una settimana di sole vittorie in cui ha brillato con tutte le sue squadre di baseball e di softball. L'affermazione più importante è quella del Banca Etruria Baseball che nel campionato di Serie C ha espugnato il campo della Fiorentina dopo una partita dominata che si è interrotta sul punteggio di 13 a 4. Ad impreziosire ulteriormente il bel momento vissuto dal BSC Arezzo ha contribuito anche la consacrazione di Jasmine Bernardini della nazionale italiana under 19. La Retina nata nel 1997 ha vestito l'azzurro al prestigioso Trofeo della Repubblica di Caronno, dove ha giocato da titolare molte delle partite del torneo e dove ha confermato di poter far parte della formazione che in estate giocherà gli europei in Olanda. Bene, con questa notizia è veramente tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.